Ciao a tutte, allora siamo arrivati al video dei regali di Natale. Io vi dico la verità, ci ho pensato un po' prima di fare questo video perché non lo volevo fare, non mi andava un granché, ho visto che l'anno scorso l'ho fatto, però cioè, mi sembra un po' che lo fanno tutti, anche il gatto, no? E un po', scusate la location, che si vede il cesso, vabbè, lasciamo perdere, ma questo è il mio posto di oggi, la prima postazione. E poi mi sembrava di ostentare troppo, insomma. Prendetela come una condivisione. Io condivido con voi i regali che mi hanno fatto. Ecco, facciamolo così. Ci sono anche molti autoregali tra questi. Tanto mi sono già scordata una cosa, aspettate che la vo' a pigliare. Allora, da che partiamo? Partiamo da quello più beauty. Allora, questo me l'ha fatto mio marito. La scatola è grossa, però dentro quello che c'è non è tanto grosso. Voilà! L'avete visto perché se chi mi segue sui social l'ha visto che mi sono fatta regalare dietro mio espresso consiglio, ci sono andata anch'io insieme, la Urban Decay, la Full Spectrum. Vediamo. Questa qua. I colori secondo me dal video, ecco, così si vedono un po' meglio, sono bellissimi, non vedo l'ora di fare un bel trucco con tutti questi colori, sono scriventissimi, basta, cioè ora non mi metto a sfocciarveli tutti perché basta far così che insomma si vede, no? Sono molto io mi volevo prendere la Too Faced, quella caffè, qualcosa del genere. Comunque che bello che è questo colore qui, guardate com'è tutto shimmer, tutto variegato. Vabbè, poi c'è il suo pennellino, questo ve l'ho fatta vedere, vabbè, di qua, di quello doppio, tipici degli Urban Decay. E poi il packaging è molto bello, bellissimo, mi piace troppo. Ma comunque l'avete vista da tutte le parti perché tutti si sono fatti regalare questa o l'hanno comprata per Natale, quindi niente di nuovo. Io volevo farmi regalare la Too Faced, quella caffè, quella che ha tre palettine dentro fatta a forma di casina, ma ho girato diversi Sephora e non ce n'era più. Per ordinarla su online forse ci sarebbe stata, ma il marito dice che fai, dopo aspetta, arriva dopo Natale, chissà quando ti arriva, in effetti è vero che perché poi dopo non mi sarebbe arrivata. Dice prendine un'altra, dice non ce n'è altra che ti chiama. Allora, ho presa questa, mi sono fatta dare anche la scatolina, anzi me l'ha data quella ragazza che mi ha fatto il pacchettino, e me l'ha detto lei se la volevo, e questa qui me la lascio perché è troppo carina questa scatola, me la metto in casa, ci metterò qualcosa, forse ci metto qualche paletto dentro, va bene. Poi regali che mi hanno fatto ancora, aspettate. Allora, mi hanno regalato i miei figli, va bene, allora, un cappellino, questo qui, di questi qui a ovo, come si chiamano, a ovo con il pelo, sì, molto carino, ci ho fatto anche un selfie sul treno con questo, quando sono andata a Firenze. Poi mi hanno regalato questo bel maglione che in verità l'ho cambiato, già indossato ieri questo, me lo sono messo. Se riesco vi metto la foto. È tipo un vestitino molto lungo, tutto nero, con le borchette alle maniche, dalle parti qui, di qua e di là c'ha gli spacchi, sia davanti che dietro c'ha le borchette con gli spacchi. È un vestitino, arriva proprio sopra il ginocchio. E sì, io l'ho portato con i pantaloni skinny, oppure con un leggings, me l'avevo già messo ieri, però il nero, povera noi, con tutto i peli del nostro gatto, è un casino. E ecco, ho fatto, c'è le mani sporche. Beh, insomma. E questo poi, sempre i miei figli mi hanno regalato, insieme alla minora, questo qui. Questo, che sarebbe questo? Praticamente è. E dunque. Oddio. Radiant Touch di Yves Saint Laurent. Allora, ecco, fatto così, come una penina si schiaccia qui, e qui c'ha un pennellino
che viene fuori, vedete tutto? Ora io non lo schiaccio, se no me ne viene fuori troppo, però un po' è venuto qui. Così si schiaccia e viene fuori tutto, è comodissimo, è buonissimo, perché io quando me lo sono dato le occhiaie spariscano e distende anche un po' i lineamenti. Molto molto bello, molto buono. Io non avrei mai osato chiederlo perché sono arrivato qua. E accanto c'è il mascara, e questa è la minora che ci vede lungo. Poi, allora, questi qui è un regalo, ma mi ha fatto poi, vi faccio vedere qualche, degli altri regali. Aspettate un attimo, perché io mi scordo tutto. Poi mi hanno regalato questo bel babbone Natale tutto sbrilluccicoso, che è di gesso, da tenere come esposto, come bellino. Mi regalo, l'ho messo subito sul tavolo in sala. È molto fine, mi piace tanto, a parte che perde tutti i brilli. Poi da Beauty Secret Frenchy la saluto, un bacione. Mi è arrivato un pacchettino e mi ha mandato dei pensierini che ha comprato quando è andata a Vienna. Mi ha portato questa roba qui della Balea, questa roba qui, che sono le salviettine. Poi qui dentro, vabbè, il bigliettino. Poi che c'era? Ah, c'era il burro cacao della Balea. Questa matita qui al verde. È la prima volta che la provo io, una cosa così, al verde, di questa marca qui. È una matita per gli occhi nera. E poi due maschere sempre, una della al verde e una della Balea. Così, una questa qui è mint, penso latte, miele, insomma, e queste qui c'è le rose, saranno le rose. Grazie cara, un bacione. Ah bimbe, mi ero dimenticata di dirvi che tra i regali di Natale c'è anche questo qui, che mi metterò la foto qui. E questo è il regalo che mi ha fatto Guffettina Alessandra, Guffettina Chic, che ha il canale, se non lo conoscete vi metto il link qua sotto, oppure qui sulle cose finali, le schermate finali vi metto il link da qualche parte di qua o di là. E questo qui, siccome me l'ha mandato talmente tanto presto, ce lo siamo scambiate molto prima di Natale, così almeno c'era pericolo che non arrivasse. E perché abbiamo delle brutte esperienze con le poste, e quindi ora mi stava passando di mente. Comunque, anche questo è stato, ringrazio anche lei per il regalo di Natale. E poi che vi devo far vedere altre cose. Ah, vi faccio vedere, vabbè, la mia mamma mi ha fatto i soldi, quindi ancora non ho spesi tutti, aspetto un po' di saldi io. Poi, vabbè, la roba da mangiare non è il caso che ve la faccio vedere, perché mi ha regalato diverse salsine, composizioni di salsine da mangiare con formaggi, tipo marmellate, queste cosine qui, bagno schiuma vari, insomma, questa roba qui. E poi vi faccio vedere questi autoregali che mi sono fatta io. Allora, anche questo l'avete già visto, mi sono compresa questo pigiamone qui, della pigiamone, non è tanto pesante. I pantaloni un pochino di più, sì, sono tutti pieni di renne, così, in fondo sono fatti così, con la galetta. E l'ho presa all'OVS, l'ho pagato una cavolata, mi pare 20 euro, e sopra è così. È sempre umido perché l'ho levato, era steso perché l'hanno lavato. Insomma, è così con la penna, la maglietta. Non è molto massiccio, però poi troppo massicci ce ne ho diversi e mi danno noia a letto, cioè non mi ci rigiro, e quindi me lo sono preso più spugno. Ho fatto meglio così, perché erano troppo massicci, dove ci sto male. Poi un altro autoregalo che mi sono fatto è questa maglia qui, che l'ho preso in un magazzino, molto semplice anche questa. Guardate, c'ha tutti i bottoncini dalle parti, ecco così, tutti i bottoncini dalla parte. Poi non so se sono fini, possono finire, si possono capire, figurate, non la sono ancora messa, per quello che ne ancora non l'avevo vista. Comunque è di questo Lurez che usa ora,
scritta luccicosa e color bordeaux. Non me la sono neanche rinnovata questa. Poi l'ultimo autoregalo che mi sono fatta, che poi me ne verrà a mente anche dell'altro, ma per ora non mi viene in mente, sono queste due tinte che l'ho mandata a prendere online, tinte Waiko, quelle in edizione limitata. E io ho preso questo qui che è, dunque vediamo un po' se riesco a farvi vedere, questo è il numero 48, si chiama Brick Rebel, è questo color qui, è un colore bruciato, marrone bruciato, ruggine, molto bello sulle labbra, mi piace come sta, però non lo so, le tinte, io sento la gente dice sì, mi dura anche dopo mangiato, sentite, a me mangiare una tinta labbra mi va via, perché io bisogna pulisca le labbra, non posso stare, non mi do così, e poi fa così per levarmi la tinta labbra, io bisogna pulisca la bocca, quindi la tinta labbra mi va via, mi rimane tutto il contorno. Infatti ieri l'ho provato, dice mio marito, che c'è sulle labbra? Ti sei rimasta la bocca sporca, quindi no, è la tinta labbra, sì che me la sono tolta tutta e sono un po' noiose per quello, se non ci sa da andare a mangiare si possono anche mettere, ma no. Allora, e poi questa che è questo packaging qui, numero 58, Purple Revolution, che è un fucsia scuro, così, questo colore qui. Io avrei preso anche, a mio gusto, avrei preso pure il verde, il blu, però poi pensandoci bene, tanto non me ne metto poi, ma chi ha il coraggio di andare a giro con le tinte verdi sulle labbra o blu? Mi sembra un po' troppo esagerato. Comunque queste qui erano carine, l'ho presa a 6 euro mi pare, 6 euro qualcosa sul sito della Waiko, e nel negozio non c'erano, quando l'ho presa io nel negozio non c'erano ancora, qualche tinta che volevo prendere al posto di questa non c'era già sold out, sono andate tutte sold out nel giro di poco tempo, meno male sono riuscita a prendere due, e per un pizzico, per 20 centesimi che non avevo sulla carta, non sono riuscita a prenderne tre. Ne volevo prendere tre, ne avevo già arrivate tre, quando sono arrivata a pagare mi mancava 20 centesimi sulla carta, sulla postpay, e quindi ho dovuto prenderne due, mi sono mossa le mani. Va bene ragazze, l'ultima, con l'ultimo, un altro autoregalo che non vi ho fatto vedere, ve lo faccio vedere subito, è questo piumino qui che l'ho preso su Bonprix, color Bordeaux, scusate, quest'anno è l'anno di questo colore qui, e vedete com'è fatto. Allora dietro c'ha le cuciture che vedete rifanno un po' la figura, qui nel mezzo c'ha una cucitura, ha un bel collone alto che ti para, vedete c'ha anche la lacciatura qui davanti, e niente, qui davanti ha le maniche, sono fatte così, qui c'ha delle cuciture più strette al gomito. Mi piace tanto, io Bonprix, tutte le volte quando ci compro i piumini, già il secondo piumino che ci compro, mi ci sono trovata benissimo, ma anche per le maglie, per altre cose. Infatti ora voglio ricomprarmi qualcos'altro. Prima guardo un po' i saldi, se non c'è nulla ai saldi vado sul Bonprix. Tanto sono sicura che le misure ormai le ho testate, quindi mi arrivano precise. Ragazzi, questo era il mio video con i regali di Natale, siete tutte storte. Beh, questa è una tutta storta. Io vi saluto e vi mando al prossimo video, speriamo sia un vlog. A presto ragazze, un bacione, ciao ciao, buon anno di nuovo.